mi aspettavo questo Frosinone in positivo sicuramente, perché ha fatto una gran partita, perché credo che sia una grande squadra, ma la classifica parla chiaro. È una squadra veramente formidabile, con un allenatore che conosco molto bene, che ha fatto bene ovunque e che per l'ennesima volta sta facendo bene qui a Frosinone. Ci aspettavamo una partita del genere. Il risultato è giusto, tutto sommato sì, anche se credo che ci hanno veramente messo in difficoltà, ma in quei 5 minuti, che per un errore di Palombi, che si è riaperta la partita e ha fatto prendere coraggio comunque a questa squadra che non ha bisogno assolutamente di aiuti, in cui poi è nato il gol, ma credo che dopo il gol abbiamo reagito veramente bene, abbiamo reagito alla grande, siamo riusciti a pareggiare, siamo riusciti comunque a ripartire bene. Tante volte siamo stati un po' frenetici lì davanti nel finalizzare l'azione e abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita, quindi consentendo al Frosinone di ripartire, e non è credo una cosa giusta da fare con una squadra del genere. Però credo di sì, credo che alla fine noi ci siamo meritati il pareggio, perché anche soffrendo contro una squadra come il Frosinone ce lo siamo meritati in campo, i miei ragazzi se lo sono meritati in campo. Sì, no, guarda, ti dico, noi ci lavoriamo tutta la settimana su questa cosa di comunque di giocare sempre, di costruire, impostare e costruire il gioco, ma ti dico di più, non sono assolutamente contento, perché in tanti casi potevamo farlo molto meglio, perché contro una squadra come il Frosinone che è forte e continuiamo a lanciare lungo per dargli la possibilità di ripartire, noi andiamo sempre in fatica. Tante volte bisogna gestire la palla non per essere belli, ma più che altro per far respirare la difesa e i centrocampisti, perché continuamente a tenere la difesa alta e poi ripartire, tornare indietro, perché comunque giocavamo contro veramente giocatori importanti, quindi i vari Cioffani, Dionisi, sono giocatori che credo che li vorrebbero avere tutti in squadra, e anche oggi hanno fatto una gran partita, però I miei ragazzi, credo soprattutto la difesa, ha tenuto molto bene a questo. Però ripeto, credo che potevamo gestire molto meglio la fase del palleggio, perché ci lavoriamo tantissimo, io ci tengo tantissimo a questo. Però siamo stati molto lucidi il secondo tempo, tra il primo e il secondo tempo addirittura ho insistito di non fare più la guerra con l'arbitro, che non ne valeva la pena, e di concentrarsi a fare comunque una partita di cattiveria e concentrazione contro questi ragazzi del Frosinone, che erano... Fino a quel momento lì avevano fatto vedere veramente delle grandi cose. Io lascio libertà di giocare con la testa libera da Venatti, perché tutti quanti insistevano, ma perché lo vedono tutti quanti alto e quindi dicono è una prima punta, deve andare per forza dentro l'area, ma non è così. A Venatti ha bisogno di essere tranquillizzato su questo, e quindi gli do libertà di gioco da lui a Falletti. Ecco perché comunque sto insistendo a giocare con una punta come Palombi o comunque come Lagumina, che attacca bene la profondità, in modo che allunga la difesa avversaria per cercare di prendere palle tra le linee, e questo ci sta riuscendo molto bene, e Avenatti credo che si sia sbloccato in questo, perché non ha più delle cose obbligatorie, diciamo, per andare per forza dentro l'area, perché deve arrivare questa palla lunga, deve essere libero di testa per fare quello che vuole. Se lui viene incontro ci saranno altri giocatori che vanno ad attaccare la linea, e credo che insieme al Verona sì. Tanto sono loro due che se la giocano, e questo credo che sia agli occhi di tutti, perché hanno delle rose importanti, ci sono tantissimi giocatori forti che meritano veramente di giocare in altre categorie, e infatti la classifica parla chiaro. Che oggi il Frosinone non abbia vinto credo che non sia per demerito loro, ma oggi è merito dei miei ragazzi, che comunque l'abbiano affrontata e interpretata molto bene questa partita. Frosinone è una squadra che deve assolutamente arrivare fino all'ultima partita di campionato insieme al Verona e giocarsela. E poi chi lo vincerà non te lo posso dire sicuramente oggi, ma credo che, ti do ragione, è una delle più forti, se non la più forte. Però c'è anche il Verona, che ha una rosa importante.